non so, adesso voglio dire, c'è lei e l'onorevole Balducci. Io parola al volo, proprio perché poi devo proprio a volo. Prego. Diamo la parola all'onorevole Balducci che se ne deve andare. Io due cose, innanzitutto ringrazio anche la passione con la quale la Presidente ha parlato e ha affrontato questa tematica. Io devo dire una prima cosa, mi trovo anche in una situazione, diciamo, psicologicamente di imbarazzo, perché io personalmente sono stata anch'io vittima di un incidente stradale, sono avvocato. Ed è stata una vicenda per me drammatica, perché io credo che nella vita di un essere umano non c'è niente di peggio o che saluti una persona la mattina e non la rivedrai mai più, o peggio, come nel caso mio, assisti alla morte di una persona investita da una Range Rover. Nella sua presenza, senza che l'automobilista, mi fa pure effetto dirlo, però insomma distinguiamo i due piani, perché poi facciamo politica, mi occupo di diritto, quindi l'emozione deve andare oltre. E questa è stata una vicenda, se la dovessi descrivere sarebbe una vicenda analoga a quella che la Presidente racconta, non fosse altro di due o tre cose, mi arrivavano degli sms di condoglianze, perché ora le condoglianze arrivano con sms, la nuova moda, dice ma è morto, dice, la cosa mi dicevano, è morto di una morte così stupida, cioè l'idea che ci sono morti stupide e morti meno stupide. Perché se uno ha una malattia o qualsiasi altro tipo di iattura, una brutta malattia oppure un infarto, comunque in qualche modo sembra una malattia, un evento meno stupido, e una morte causata all'improvviso, quando tutto è diverso, all'inizio di una bella giornata, di sole, dove uno vuole fare una bella passeggiata, invece la fine della giornata e l'epilogo è molto più drammatico. E qui passo all'altro problema psicologico, dove nessuno ti aiuta, perché a questo punto il dolore ce l'hai dentro, non vi è sostegno, non vi è sostegno di nessuno. Io certe volte dico non vi è sostegno degli amici che dicono vai avanti, no, queste frasi, mentre il trauma e quindi l'assistenza che si dovrebbe avere per una morte così improvvisa che ti toglie un pezzo della tua vita, un pezzo della persona cara, dovrebbe sicuramente avere un sostegno. Poi arriviamo al discorso della magistratura e poi dico due cose brevissime dal punto di vista poi sanzionatorio. Discorso della magistratura, parlo del mio caso, ma lo faccio perché forse dal caso concreto è meglio. Che cosa avviene? La persona non aveva soccorso in quel momento, immaginare da soli il dramma, chiamiamo 113, la persona per terra tutta piena di sangue e colui che aveva cagionato l'incidente non sapeva nemmeno chi fosse, si era allontanato, chiamava gente, nessuno interveniva, i carabinieri sono arrivati in ritardo. Quindi il giorno dopo, poi la persona è morta tre mesi dopo, tre ore dopo in ospedale, il giorno dopo mi tocca rifare la visita dal pubblico ministero di turno, il quale non era andato ad assistere e a verificare lo stato dei luoghi dei fatti, quindi lo stato dei luoghi è stato in qualche modo alterato, per fare io una dichiarazione testimoniale spontanea in un momento in cui effettivamente non è che io, avendo visto il trauma di questa grande macchina, di questa macchina che investiva, potessi avere poi una memoria più di tanto precisa e quant'altro, e anche questo mi è stato addebitato una colpa, dica con precisione a quanti centimetri, io ho visto questa macchina che con una violenza investe e fa morire una persona. Aggiungo, cominciamo, consulenza, allora parliamo di ricchi e meno ricchi, mi pare strano, il PM dispone una consulenza per verificare la dinamica dell'incidente, sempre con un atteggiamento, e qui condivido quello che dice la Presidente, cioè chi è vittima di un reato che può essere l'omicidio, ma anche un infortunio permanente, viene considerato quasi come una persona che dà fastidio. Ormai la persona è morta, condivido quello che lei dice, consulenza, la consulenza non soddisfa, allora la persona offesa deve nominare i propri consulenti, poi se non sei d'accordo c'è l'incidente probatorio davanti al GIP e devi fare una battaglia per dimostrare che in realtà forse non c'è concorso di colpa, forse ho ragione io, questa macchina ha investito in maniera, diciamo, vedo ora poi si tratterà quando dal punto di vista giuridico, colposo, eventualmente doloso questa persona. Ed è veramente una tragedia della tragedia, morte
della persona o l'infortunio di una persona, quindi di una persona cara che ti viene sottratta all'improvviso e tu non sai perché, solo perché un signore guidava in maniera violenta un'autovettura volendo andare a velocità spropositata. La risposta, e questo condivido, di una magistratura, perché per certi tipi di reati, meno oggi sicuramente ci sono stati fatti dei passi avanti, e poi come quando subisci un furto in casa, ma tanto ne avvengono tanti, che vuol fare? Questo non è possibile, uno perché accentua proprio la sfiducia del cittadino nei confronti del pianeta giustizia e crea anche la voglia ingiusta, che non si deve fare, di volersi in qualche modo reagire, di farsi fare giustizia da sé, e questo non funziona. Veniamo un pochettino al codice brevissimamente, perché poi allontaniamo il fatto personale, che non è importante, è importante quello che uno come legislatore, come politico quindi può fare. Io credo che il codice ce ne abbia le norme, il problema è che non vengono applicate. La Presidente ha detto una cosa sacrosanta, il codice Rocco è quindi un codice del 30 che ancora non è stato modificato, siamo nel terzo millennio, abbiamo ancora un codice pre-fascista.